Napoli Village Pizza al centro di Mergellina, che pone l'attenzione su uno dei prodotti tipici e più conosciuti al mondo, ossia la pizza, ritroviamo un nostro caro amico, la Pizzeria Galante. Qual è la vostra sensazione nel cucinare una pizza in questa splendida cornice? Ma è sicuramente una bellissima esperienza fare la nostra passione, il nostro mestiere su un lungomare così bello, il lungomare Caracciolo. E consiglio veramente di venire a vedere, perché è una bellissima esperienza e soprattutto una grande organizzazione. Ci sono molti turisti. Che pizza consiglieresti ad un turista che non ha mai assaggiato la pizza napoletana? Ma sicuramente le classiche, la margherita o la marinara, che sono quelle che ci rappresentano di più in tutto il mondo. La mozzarella nostra campana, il pomodoro, formaggio. Sì, queste qui classiche, sicuramente. Ci sono tante pizzerie, eppure Galante riscuote successo in ogni manifestazione. Perché i vostri clienti scelgono ancora voi? Questa sicuramente è una grande soddisfazione. È l'esperienza, la passione che ci mettiamo nel lavoro, la qualità dei prodotti, credo sia queste le caratteristiche che ci differenziano dalle altre pizzerie. Tanti turisti scelgono Galante, qual è il motivo? Perché comunque siamo molto conosciuti a Napoli e è una manifestazione molto organizzata e in particolare lo facciamo soprattutto per la pubblicità, non comunque per un ritorno economico. Cosa consiglieresti ad un turista? Che pizza consiglieresti? La classica, la margherita, perché comunque è la prima pizza che è nata ed è quella comunque che viene più apprezzata. Ogni volta che si sfoglia il menù di Pizzeria Galante trovi sempre delle novità. Qual è la vostra novità della stagione? La nostra novità è la pizza cicciotto. Abbiamo ideato questa pizza che è una pizza, diciamo, ripiena, che viene prima fritta e poi dopo fritta viene al forno, quindi sotto viene bella morbida e sopra viene croccante all'uscita del forno. All'interno c'è ricotta, cicoli, e pomodoro e pepe, e sopra gli mettiamo pomodoro, mozzarella di bufala e basilico. È veramente gustosa, è buonissima, venite a provarla. Una pizza scugnizza napoletana, insomma. Sì. È veramente squisitissima. Tra tante pizzerie presenti hai scelto proprio Pizzeria Galante Tutino, perché? Guarda, me l'hanno consigliata mentre passeggiavo nel retro degli stand. Un signore si è fermato e mi ha detto: guarda, fermati qua e mangia la pizza. È stata una scelta, diciamo, molto a sentimento. Che pizza hai preso? Una margherita, una classica margherita. Ti è piaciuta? La consiglieresti ai tuoi amici? Sì, mi è piaciuta molto, la consiglierei. Tante pizzerie di qualità, secondo te Galante Tutino com'è? È di qualità, Galante Tutino è di qualità. Hanno fatto una pizza con mozzarella, pomodoro e prosciutto. E era buono, il prosciutto era tagliato a fiammifero. È la prima volta che me la mangiavo, è stato buono. E diciamo che Tutino, mi hanno detto che è una pizzeria storica di Napoli. Ha rispettato questo canone della classica pizza napoletana. Era buona la pizza, tranquillissima. Quindi la consiglieresti? Sì, consiglierei ai miei amici di andare a mangiare da Tutino. Venite tutti presso via Aglante 22. Vi aspettiamo. Un abbraccio.